passiamo al primo argomento, diciamo, sostanziale di oggi, che è quello delle linee guida di design. Presentazione del settore lavoro in seguito delle recenti novità, tenendo presente che negli ultimi mesi sono comunque state inserite ufficialmente numerose modifiche anche da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È un lavoro che stavo portando avanti con Christian da ormai anche più di un anno, ovviamente a intervalli, nel senso che sono cose fatte, diciamo, in tempo libero, e viene comunque difficile anche se dentro tutte queste linee guida prendo solo come stato definitivo, però iniziano a essere mature per essere provate e sperimentate. Credo che a mesi o speriamo settimane ci possa essere, diciamo, una versione liberamente distribuibile. Vuoi magari fare due parole tu, lascio la parola a te su questa slide, poi facciamo un spesso quei siti dove ci appoggiamo per le mie linee guida Agile, ci sono i design in Italia, dove ci danno anche la struttura del codice, oltre che il codice per il proprio distribuito su GitHub. Queste sono alcune demo del sito che ho io, un ambiente di prova, dove c'è una homepage da parte alta dove abbiamo in evidenza alcune notizie. C'è la possibilità di design, abbiamo la parte centrale delle notizie, purtroppo non è più come siamo abituati a vederle una su un'altra, una Dropbox, la parte finale dove c'è un insieme di informazioni inerente l'ente, puntate l'ente, siamo quasi sopra, questa è una pagina di archivio, le pagine successive che vediamo, attraverso un plugin abbiamo riportato un vecchio modulo docenti, che c'era nel passo 2015, quindi molte realtà hanno utilizzato come funzione, quindi l'agit stessa ci dice che bisogna dividere i contenuti in base alle utenze, quindi il plugin c'è, non si prende assolutamente nulla rispetto al 2015 merito. Abbiamo la portabilità del modulo, il tema è perfettamente compatibile con il tema child, quindi chiunque può tranquillamente sviluppare i nuovi temi, sono tutti a blocchi, quindi è possibile da non page attivare o disattivare moduli. Utilizziamo di nuovo un framework, se non sbaglio, e di poco giorni fa le modifiche fatte, il tema è completamente esausto, quindi non abbiamo più il problema che avevamo con il passo 2015, che alcuni lo attivavano, molti altri no, perché la parte grafica è un po' lasciata male. Queste sono alcune immagini sempre del sito del demo, dove sempre della home page, ecco qui vengono visualizzati diverse, i blocchi non sono più paralleli, sono uno su l'altro, per il momento anche se la lunghezza dello schermo permette due blocchi uno vicino all'altro, le direttive agite ci impongono di averlo, quindi è uno su l'altro. Infatti qui ho provato ad allargare e effettivamente si allarga, ma non si fa più i blocchi uno vicino all'altro. Vediamo.
questa è la home page, ovviamente sarà poi personalizzabile, però come potete vedere è proprio al 100% compatibile su uno smartphone. Questi sono i quadrati che diceva prima Cristian, quindi i tre, diciamo, due colonne, e direttamente da smartphone diventano, direi, perfetti. Apparire su qualche carattere magari che sono troppo lunghi, sono un attimo ancora a sistemare, però voglio dire, a livello estetico è sicuramente molto piacevole. Ed anche la parte sotto, ultimi articoli, vengono mostrate le categorie, come la linea guida Agid, il titolo, il contenuto. Ah, funziona, no? Questo? Adesso fare login, magari tenete presente che non è ancora una versione definitiva, se fosse perfetta sarebbe già in distribuzione, ovviamente stiamo ancora lavorando. Se non volete vedere, anche l'intestazione diventa perfetta, e posso andare a fare la ricerca, si apre la casella sotto, posso andare nel menu e si apre direttamente una cosa di questo genere. Qualche pagina con sottopagina magari c'è questa. Ah, ok, ecco, per esempio anche esplorare contenuti correlati, cos'è una hyperlink che mi va a scorrere in basso alla pagina e mi porta a livello della sidebar. Ecco qua, questo è quello che dicevamo, sono le sottopagine di questa categoria, sono anche tra gli studenti, vabbè, ovviamente sono gli studenti, i e sostanzialmente la vecchia, diciamo, categoria tassonomia su cui comunque aveva lavorato anche Renata, e cerchiamo di continuare questo lavoro, diciamo, specialmente per le scuole che ne hanno bisogno. Ovviamente c'è, cioè, prima Cristian verrà rilasciato come plugin, quindi, perché è comunque una funzionalità che magari seguendo anche la regola dell'80-20, quindi non dare tutto per l'80% delle persone che poi non utilizzano, ma diciamo segmentare poi queste funzionalità in pacchetti, probabilmente utilizzate una fetta, credo, minore. Avere poi questo, diciamo, modello non è solo per le scuole, ma almeno nella mia logica è, diciamo, generico per pubblica amministrazione, quindi dovrebbe un po' accogliere. Ecco, adesso vi faccio vedere, perché questo sito qua è già istituito da Chai, quindi solo questo dei menu about, sarebbe sezioni di primo livello e di secondo,
qua possono essere messi i servizi, possono essere messi per esempio didattica, segreteria, qua sotto possono essere in federal, l'amministrazione trasparente. Anche qui in questo caso sono solo tre box e poi il footer che è ancora in versione non del tutto definitiva. Andiamo qua a guardare per esempio le pagine, la gestione delle sottopagine. Sarà differente perché questo sito come potete vedere non ha barre laterali come pagina. Quindi la navigazione che noi avevamo prima sulla sinistra, ovvero quella principale, va tutta sviluppata sostanzialmente orizzontalmente, magari con un menu poi qua a tendina, immagino che chiama mega menu, molto carino, però ecco, dobbiamo sforzarci a modificare un po' quella che era la struttura. Per esempio entrando nella pagina, anche qui non ho le mie due barre laterali. Adesso questa è una visualizzazione in cui non c'è contenuto in questa pagina, quindi mi è programmato per mostrarmi le sue sottopagine in anteprima. Nel momento in cui io andassi a inserire del testo in una pagina, ad esempio qua, poi mi mostra il contenuto e anziché mostrarmi le sottopagine all'interno me le mostra sulla destra. In questo caso abbiamo la pagina sample, che è la di primo livello, sample 1.1, 1.2 che è di secondo livello. Se io entro nell'1.1 posso sostanzialmente sorelle di questa pagina. Se entra in 1.2 a sua volta ha dei figli, accompagni in questo modo. Allora credo sia molto interessante questa cosa perché in linea di massima ci consente di poter snocciolare tutta la questione della navigazione mostrando le sezioni di primo livello, quindi della segreteria, didattica, istituto esatto. Mostrando tutto così, automaticamente ti mostra le sottopagine, le sezioni correlate qua accanto. Qua siamo nella sottopagina 1.2, quindi mostra i figli di questa sottopagina e sostanzialmente i fratelli di questa pagina. Adesso qua siamo in 1.2, lo leggeremo, però ci può stare. Questa è la nostra pagina, i figli, e poi ci fanno vedere anche le stesse pagine dello stesso livello. Quindi per esempio se queste qua fossero sottopagine di sempre, potrebbe essere l'istituto, avremmo già fatto tutta la navigazione per entrare nelle sezioni desiderate. E questo sito ovviamente è perfettamente responsive, non è sostanzialmente richiesta nessuna attività da parte utente, non c'è come nella fase 2015 responsive sì, responsive no, il tema è al 100% responsive, c'è il telefono ancora fatto la faccina triste. Speed, quanti hanno speed? Ok,
il modello di login che andrà a sostituire l'accesso standard con la CMS, o anche per siti sostanzialmente come i nostri potrebbe andare a sostituire, anzi andrà a sostituire la classica login con username e password che è diversa per ogni sito, con un username e una password unica per ogni pro amministrazione. Qua ho scritto ovviamente queste slide, poi le pubblicherò su slide share o comunque nei consueti canali. Analisi degli indicatori rispetto alla caratteristica e qua va bene. Visitatori unici per età, possiamo vedere che comunque anche diciamo, la fascia tra 40 e 50 anni diciamo, viene spinta, attivare spinta, sia tra i giovani per esempio con iniziative tipo i bonus delle scuole richiedono speed, comunque anche diciamo, i servizi magari un po' più diciamo, dire, per esempio quelli dell'INPS dell'Agenzia delle Entrate, è molto comodo farci in questo modo perché riduce i tempi, quindi non è una cosa solo tra virgolette per i più giovani, ma è una cosa che andrebbe attivata proprio a tutti i cittadini. I 2 milioni di italiani che sono un 9 mesi da VIFO, sito di Agid, ecco, mi sono quindi due progetti su idoni da registrare d'Italia, sono 18 anni carico del docente, servizio del Comune di Roma, quindi ecco la direzione ovviamente è quella di installare Speed, poi o prima o dopo ci si può discutere, però ecco, il nostro obiettivo finale è quello tra un mese, tra un anno, di avere l'accesso. Penso di Speed, questi sono i dati che ho preso ieri, abbiamo quasi 1 milione di identità delegate, 7 gestori di identità digitale e 3.703 amministrazioni attive. Questo è l'andamento di Speed, l'anno scorso mettente erano un pochino diciamo più limitate, però quest'anno abbiamo sicuramente valori interessanti. Questi sono i gestori di dati digitali attualmente accreditati, Team, Poste, Infocenter Italia, SN, Admiral e Arqua. Il primo sito su cui ho fatto questa sperimentazione è quello di Speed, mi ha dato una mano a sperimentare questo plugin di Messina, su cui è già attivo questo plugin, ovviamente quello che sono sperimentale perché ce l'ha, ovviamente ci abbiamo già un programma di lasciare per tutti, però è già possibile effettuare il logout direttamente questo di senza nient'altro. Quello che serve è un'attività di beta testing che successivamente verrà aperta a più persone. In questo momento ovviamente va ringraziato anche la Smith per tutta l'attività che fa, ecco un applauso. Non sarà mai un ringraziamento abbastanza, magari così si capisce meglio. Un applauso per poter. Anche da ormai non solo a livello tecnico, ma anche la disponibilità proprio con il suo istituto di avviare questa sperimentazione. Non è cosa da poco, perché Speed aveva avviato un po' in realtà, perché diciamo con il sistema di accreditamento con Agile, che il suonatore ovviamente l'ha fatto da scuola. Mentre da scuola avere comunque Andrea con tutti i riferimenti tecnico e anche e non solo tecnico aiuta. Contributi, va ringraziata la community con le persone, in particolare Nadia Cavrotti per la condivisione, mi ricordo una sera che mi ha fatto una chiamata e mi ha spiegato, diciamo, ha fatto una bella panoramica di tutto Speed e soprattutto un tutorial diciamo, chiarissimo su come accreditarsi nei fornitori di Speed e sui passaggi da fare. Vado a ringraziare Paolo Bozzi per la condivisione dello script di configurazione per la generazione dei certificati e sempre Paolo Bozzi di Firenze per la condivisione della libreria pronta per Speed. Speed non è una tecnologia creata ad hoc, ma si basa su SQL, che è un sistema di autenticazione conosciuto a livello mondiale. Ovviamente nel caso italiano viene adattato per essere compatibile con i vari sviluppatori di identità digitale, quindi Poste, Team. In fase di test la versione di presentata soffre di alcuni problemini, sicuramente nel corso dell'amministrazione che faccio tra un attimo ce ne saranno. La prossima settimana avrà avviato una fase di test più allargata, quindi provarlo con altre scuole, il pacchetto autoinstallante e poi deve studiare con la libreria. Per i tecnici la libreria fa un funzionamento solo incluso nel pacchetto, mentre i certificati temporali fatti logger non hanno i dati in modo stabile. Ora, ci sono diverse diciamo, logiche di pensiero, questa è quella un po' più semplice, però forse fortuna anche vedere una modalità un pochino più standardizzata,
perché? Perché nel momento in cui vado a installare le librerie in questo modo, un po' dovessi cambiare un domani il CMS, sarei un attimo vincolato, dovrei fare una procedura con ASI che tra qualche giorno trovi. Magari per chi comunque ha altre esigenze, anche per chi per esempio vuole usare lo stesso pacchetto speed su più, per esempio, siti nello stesso spazio, prevederemo comunque un modo per avere la libreria proprio separata. In ogni caso i certificati fatti temporanei, fatti dopo, vengono applicati in modo stabile in una cartella appositamente creata all'interno di Windows, quindi non diciamo sovrascritta quando si installa. Come funziona? Andiamo nel sito, si fa il login. Accanto alla nostra classica schermata di login abbiamo Mentra Facebook con i vari gestori di identità. Noi andiamo a scegliere quello diciamo che abbiamo, in questo caso oggi la gestione della faccia composta per quello che abbiamo qui tre, comunque c'è qualche problema ancora con uno, con qualcuno, però ovviamente funziona. Ricordo i gestori di identità digitale che sono 7. Nel momento in cui vado a fare l'accesso con Speed, per esempio con Posti, si apre una pagina di questo genere in cui posso mettere email, password oppure inquadrare un codice QR. Clicco Entra con Speed, in questo caso è stato fatto l'accesso tramite smartphone. Questo è quello che vediamo nel dettaglio. Nel momento in cui faccio Entra con Speed, cosa mi ritrovo? Mi ritrovo automaticamente, una volta inseriti i dati oppure fatto tramite smartphone, questa pagina che mi spiega quali saranno i dati che saranno trasferiti all'Istituto Superiore di IBIS. Nel momento in cui faccio il consento mi ritrovo perfettamente loggato nel nostro sito internet. Provo a fare smartphone, impronta riconosciuta correttamente.
se la rete ce lo consente, dovrebbe andare in automatico. Autorizzazione concessa e la pagina del sito del Minutoli senza toccare niente è già cambiata e mi dice quali dati verranno trasferiti al sito. Facendo il suo consento, questa è una procedura standard per tutti i siti che implementano Speed. Scusatemi in pazienza, non mi mette la rete. Senza inserire nessuna password, ho effettuato il login. Come ho fatto a riconoscere che l'utenza Speed è associata al mio account di WordPress? In questo caso si è basata solo sull'email. Adesso diciamo un'ottica futura, vediamo di farlo anche col codice fiscale e anche eventualmente la possibilità di registrarsi al sito con Speed. Può essere utile in diverse occasioni. Riassumendo brevemente, ecco, se sono impartite. Okay. Questi sono sostanzialmente i passi per attivare Speed, quindi selezione del plugin, configurazione iniziale, tutto fatto all'interno del plugin. Poi c'è una fase che dipende da Agit, quindi pochi giorni di attesa, consiste nell'accreditamento. Una volta che Agit dà l'ok al ticket, il nostro Speed diventa già attivo e funzionante e possiamo passare al test e successivamente al risultato di selezione di un contratto finanziamento di accordo con Agit firmato dal dirigente inviato tramite PEC che diciamo, specifica quali sono i servizi che andranno attivati, i servizi per i quali è stato richiesto Speed sul sito. Concludendo, domande?